è multicausale, poi anche noi siamo in quella lista di possibili cause e vediamo tanti problemi. Qualche anno fa mi arriva questo paziente, una moglie di un radiologo che aveva male, si lamentava. È tornato dal suo dentista e altri due studi non potevano trovare dei problemi. Facendo le radiografie, dicevano: no, sembra tutto a posto. Poi noi abbiamo già visto che c'è mucosite, molto evidente anche. Rosso. Il paziente aveva un dolore poco definito. E poi ho detto: ma per cosa? Sì, però qui è molto difficile capire e vedere, però anche la posizione non era ottimale. Questo è un corso di chirurgia guidato. Chirurgia guidato è un attrezzo fantastico per poter mettere l'impianto nella posizione corretta. Ma qui a occhio nudo possiamo vedere che gli impianti sono troppo vestibolarizzati e soprattutto quello dell'incisivo laterale è troppo vicino al centrale. Perché questa sarebbe la posizione ideale. Noi lo sappiamo, lo facciamo quasi automaticamente con o senza la guidata, però è chiaro che qui è soprattutto. Qui ho fatto fatica a coprire la vite di accesso perché questo abutment è 6 mm lontano del canino, praticamente la larghezza di un laterale. Allora, per quello hanno dovuto fare fatica ceramizzando poi questo pilastro che non va fatto perché la ceramica è poco biocompatibile. Non ci sono cellule che si possono aderire alla ceramica. Ceramica su metallo, la parte peggiore è questa parte dell'opaco, che è poroso. E questo è l'inizio della fine. L'altro abutment è stato sabbiato. Probabilmente per aumentare la ritenzione per la cementazione, però hanno sabbiato e poi a Federico viene la pelle d'oca se faccio vedere questa. Hanno sabbiato anche la parte che va nella connessione, che è una connessione di impianto Straumann ottagonale. Allora il cemento della corona è penetrato nella connessione e ha rimbasato l'imprecisione creata da chi ha sabbiato l'impianto. Allora l'errore è dietro l'angolo e lui ha visto lontano perché questa parte qui è lucido. Cosa vuole dire? C'è un micromovimento perché la connessione non lavora più come si deve e poi prima o poi il metallo cede e qui con l'obiettivo macro, ragione lui, la crepa dall'interno è andata a finire nelle spire e era questa cosa qui, quasi invisibile sulla radiografia. Allora poi ho dovuto riparare la cosa, poi è molto, vedete, tanto il cemento. È molto invasivo perché mi sento il demolitore. Paziente, cosa? Prima che mi danno l'ok devo parlare molto, però per fortuna si fidano e poi desepitilizzo e faccio questi innesti ad intarsio. Ma a mano riesce a generare. Chiamo lui. No, ma arrivi anche a 200 newton con la crichetta. E nella carta superiore togli quasi tutto, se non si rompe l'impianto.
quasi sempre puoi rompere l'osseointegrazione. Nella mandibola il percentuale è un po' più... Oddio, lo senti, devi dosare, poi è chiaro che se arrivi a 200, 250 e non si sposta niente, bisogna stare un po' attento. Prima di andare a togliere l'osso, sto molto attento. E se rimuovo l'osso intorno all'impianto, lo rimuovo mesiale e distale e tento di far bascolare l'impianto. Mentre la parte vestibolare tengo sempre intatto, possibilmente. Allora le frese Trifine sconsiglio di usare per questa procedura. Questo è un metodo fantastico per avere un sigillo immediato con un tipo di tessuto che vado a scegliere nella zona Donok, può essere anche la tuberosità, dove spesso trovi tessuto molto resistente, che ti dà una guarigione fantastico e una certa prevenzione di collasso della cresta. Il colore è leggermente diverso, ma non sempre da problemi. E qui la situazione migliora per il paziente, però ha ancora dolore. Non più come prima, allora un giorno mi sono fidato di questo dente qui, che in realtà aveva una zona più scura, lì un Convin ti aiuta molto di più con una radiografia così, però qui si può anche quasi vedere, anche qui abbiamo una frattura, un grave, e qui una perforazione. Allora, Granuloma è un'infiammazione cronica che è rimovibile. L'alveolo può essere utilizzato per un impianto immediato. Poi la fresa di 3 mi lascia posizionare un impianto di 4 sotto preparo 1 mm. Nel gap tra l'impianto e l'alveolo, cosa mettiamo? Inserisco sempre del BIOS, okay. Non troppo, ma non troppo poco. Allora, l'inserzione intorno, vedete che ho preparato nella parete palatale dell'alveolo, il gap sarà soprattutto vestibolare, l'impianto di 4 lascia meno spazio della mia fresa, perché è 1 mm più piccolo e non ha le spire. Allora, un piccolo trucchetto clinico: se voi volete innestare del materiale tra l'impianto e parete dell'alveolo, fate l'innesto non intorno all'impianto, ma intorno alla fresa. Vedete, questa è la fresa BIOS. Intorno alla fresa ho più spazio, aspetto 2 minuti, delicatamente tolgo la fresa, il coagulo stabilizza già il BIOS e io inserisco l'impianto qui. La rotazione dell'impianto mi aiuta addirittura un po' di più a distribuire il biomateriale, così gli spazi vuoti non ci sono più. Poi le spalle dell'impianto sono stati messi meno 4 mm al di sotto profilo vestibolare ideale. Ora ho questa zona per la stratificazione di 3 strati e ho inserito anche un impianto al laterale. Allora comincio a fare un ponte nuovo tra questi 2 impianti. Il bello è che anche il picco osseo, e sono molto vicino, non verrà più disturbato, perché questo fa parte dell'impianto Tissue Level Axiom. Il collarino è 2,5 mm. Allora ho ancora 1,5 mm di spazio per l'emergenza. E quel
piattaforma protesico è in un tipo di tessuto che è robusto, perché è l'epitelio. Qui non succede niente con l'osso, anche se facciamo 10 prove, non andiamo a disturbare niente, perché abbiamo epitelio a prova di bomba. È come lavorare in una zona pontica, non succede mai niente. E poi qui vediamo la struttura del ponte con un pin di centraggio, il tessuto dopo un anno non cambia niente, stabilità totale, anche perché qui vediamo un'altra cosa interessante. Qui ho fatto il posto estrattivo immediato, ho perso un po' di volume. Bios nel gap non fa una preservazione al 100%, un po' perdiamo sempre. Questa è la zona in estato con l'inlay graft del tuber e sopravvive quasi meglio che il caso post-estrattivo immediato. A livello osseo, questo è dopo l'inserzione, qui vediamo, qui sul collarino liscio non abbiamo osteointegrazione, però mi dà una stabilità totale e partiamo con la vera parte protesica, 2,5 mm della parte dove voglio avere e mantenere l'osteointegrazione. Allora, questi sono esempi, anche il picco osseo, vedete qui, rimane lì. Con il TL, per me è il sweet spot della piattaforma protesico, è quello che mi dà l'impianto con un collarino di 2,5 mm. Di questi 2,5 mm, io il 0,5 mm lo metto comunque sotto l'osso. Allora mi allontano 2 mm e parto qui con la parte protesica. Praticamente è una separazione molto sicuro della parte protesica lontano dall'osso e la parte chirurgica che non deve più disturbare la zona più delicata. Okay. Sì, che è un tissue level moderno, non è come il vecchio Straumann che non aveva platform shift, si allargava molto e era a volte difficile fare un laterale. Io poi, tornando sulla la domanda di io ho provato l'1,5. È una forma un po' tozza che perde un po' questa, perché questa vite, lo vedete qui in trasparenza radiografico, diventa, ha bisogno di un ingombro minimo e la bellezza di questa forma viene persa un po'. Allora questo per me è bello. Poi dobbiamo impegnarsi sempre di più, e questo dovrebbe essere l'input di questa salute, di creare spessori. E qui ho fatto vedere un plug graft. Chi di voi ha tentato di sigillare un alveolo così, con questa tecnica, dopo un'estrazione? Faccio vedere rapidamente un video di un altro paziente. Paziente che abbiamo fatto durante un corso, devo allontanare, frattura, un ponte da qui a qui, questo è un impianto.
frattura verticale, bandierina di granulazione. Per vedere se, per capire se l'epitelio è stato rimosso, voglio vedere sanguinamento, perché è un segno che sono nel connettivo. L'epitelio non ha la sua vascolarizzazione, è sotto nel connettivo. Qui sanguina, allora questo è un passaggio importante. Adesso posso... E dedico anche molto tempo di andare in profondità. Poi adesso posso anche misurare l'apertura con qui. Se io prendo un intarsio, l'intarsio dovrebbe essere almeno 2 mm più ampio. Questo mi dà un contatto molto intimo con i bordi della cavità. Allora prendo un innesto di 10 mm. Fa paura. Ho visto tanti vantaggi, perché uno delle prime è che è un cerchio, allora il perimetro, un cerchio ha il perimetro più corto con una superficie più grande. Allora la guarigione è, vede, è ancora vivo. Protesta con un cane. E poi le pareti, fatto con un punch, sono paralleli. A mano libero c'è sempre un parete che fugge. Poi è in questione di... suturare. Ma quello che è carino è... questo sutura matrassaio, questa parte rimane fuori, lo devi spingere proprio dentro e lì capisce che aggiungiamo un spessore di 6 mm in una zona di tessuto che è un guscio di 1,5 mm, 2. Allora questo diventa un'isola molto resistente e previene un collasso tessutale che altrimenti sarebbe su. Non ho messo nulla perché uno potrebbe dire: perché non hai riempito l'alveolo con qualche biomateriale? La risposta è semplice: perché non c'era una parete protettiva. Vestibolarmente era tutto aperto, allora non sarebbe mai diventato osso. Per questo paziente era previsto di mettere un secondo impianto qui, laterale, e questo impianto, che è già lì per un dente singolo, diventa il pilastro di un ponte da laterale a laterale. E questo diventa un pontic. Sigilla perfettamente
e questo tessuto sopravvive. Solo per finire questo caso, da qui, senza innesto, avrei avuto un collasso così. Adesso il tessuto rimane vivo, soffre un po' sulla superficie, però questa è la zona donor. Pochi problemi per il paziente. 9 giorni dopo, appena rimosso le suture, e poi il ponte con anche qui un abutment inlink. Tutto questo è la zona mista. Impianto corona singola. Impianto troppo grosso, troppo vestibolare, nessun innesto. Paziente perde dopo un anno l'impianto perché il colore cambia. Allora, una situazione simile al dente fratturato di prima. Allora anche qui la causa adesso lo capiamo al volo, e prima di iniziare faccio un briefing con il tecnico, modello studio, studiamo la riflessione della luce. Con questa forma di arcata io non riesco a creare circuiti tra i centrali se non cambio i laterali, perché uno è in propulsione, questo è retroimpianto. Poi una corona, un nuovo impianto con un restauro, ma anche una faccetta per avere parità di riflessione della luce così. E questo è un previsualizzazione con un mock-up. Quello che abbiamo fatto anche con i pazienti di questo pomeriggio, perché più si studia prima, più si capisce quello che si può fare. E qui abbiamo 1, 2, 3 Lo facciamo iniziando con l'estrazione dell'impianto. E qui sono costretto di mettere un altro impianto in una zona dove non abbiamo più osso vestibolare. Tratto l'alveolo nel stesso modo, disepitelizzazione, qui abbiamo epitelio su epitelio, stessa rivoluzione. Poi, molto più lungo e difficile rimuovere l'epitelio che togliere l'impianto che è già fuori a metà. Creo un template, una dima, 3 volte più grande dell'apertura. Questo è stato fatto a mano libero, zona donor, desepitelizzazione del perimetro dell'innesto che viene inserito in un marsupio intorno a questo difetto. Importante l'utilizzo di suture e poi niente. 6 settimane dopo, questa è la tua risposta, ho una zona che si è sigillata in un modo abbastanza buono, senza invaginazione, perché questa è la mia grande paura, di avere il tessuto che va a riepitelizzare un anfiteatro che c'è nell'osso. Poi qui mi sono creato già la stoffa per la GBR e anche per lo spazio biologico. E così parto con il secondo intervento che si svolgerà qui. Parto il difetto osso che può fare paura, però vedete che anche il lembo viene legato, che mi lascia lavorare. Posizionamento qui a mano libero, so che lo puoi fare anche in modo guidato, però un solo impianto può essere posizionato anche
L'impianto ancora con la vecchia connessione, vecchia forma, ho dei tessuti grossi, questo è un prelievo di osso della spina nasalis con un filtro. Tanto gira un apparecchio simile che si chiama what's the name? Aspio. Membrana, in questo caso non riassorbibile, probabilmente anche un riassorbibile può essere utilizzato. Stratificazione, osso del filtro prima, poi osso del scraper, bio sopra, membrana con chiodini. I Supertech sono dei chiodini che non si piegano quasi mai, possono essere utilizzati anche nella mandibola e hanno loro importanza. Sì. Fuori della bocca? Sì, No, scelgo una membrana che è sempre un po' più grande del difetto, perché sì, quelli riassorbibili collassano molto, allora meglio non bagnarli troppo presto. Questo è una membrana non riassorbibile, allora lo sto rimuovendo 7 mesi dopo. Ho l'osso, i due Supertech. Questi Supertech creano una forma sotto la membrana che viene stabilizzata. Se non utilizzate dei chiodini, questa forma probabilmente 10 minuti dopo la sutura è già sparito. Vi spiego perché. Una membrana, innesto, membrana senza chiodini. Io do a fine intervento una borsa di ghiaccio al paziente. Escono così, c'è ancora l'anestesia. Sfingono, non sentono niente. Dove va il nostro innesto? Viene spinto così e perdiamo il lavoro perché il paziente si sposta da solo l'innesto. Succede primo mezz'ora dopo l'intervento. Per quello molto importante anche di poter creare un volume davanti all'impianto. E poi in questo caso faccio vederlo rapidamente, ho utilizzato una cappella di K-Max sopra un vecchio perno che era troppo grosso e rischioso per essere rimosso, così mi sono creato un moncone con un bel colore bianco avere più uniformità. Fatto con il mio tecnico che cura molto bene la tessitura, ma anche le linee d'angolo. Le linee d'angolo, chissà cosa sono, creano una zona di riflesso luce frontale, e quando sono posizionato come qui, più verso il centro, il dente sembra più piccolo. Bravissimo. Non so se avete capito. E questo è un trucchetto nascosto che qui è stato fatto, vedi? Più dominanza e più tessitura. Qui brucia un po' intorno, un po' forte, però vedete che c'è tessitura e questo crea poi stabilità. Con il riassorbimento inevitabile. Importante anche il backward plane, la faccetta qui, corona, corona. Senza la faccetta non potevo mai metterli belli simmetrici. Ok? E questo era il mocker. Allora alla fine vogliamo finire come avevamo programmato. Con l'importanza è una cosa che voglio fare anche parlando con i colleghi che hanno preparato il caso clinico, vuoi fare una cosa un po' out of the box,
al di fuori del workflow flapless, io vorrei fare un lembo lasciando magari inizialmente la parte palatale del tessuto attaccato all'osso. Sollevo il lembo vestibolare e posso misurare lo spessore del tessuto. Questo per me è diventato un dato importante, perché se 2 mm non è abbastanza, allora due opzioni: o metti l'impianto più in profondità o tenti di creare più spessore utilizzando un qualsiasi tipo di innesto. Questo può essere un innesto di connettivo prelevato da una zona, può essere l'incisione andando verso il lembo palatale. La bellezza della connessione Axion di 2,7 mm è che basta un forellino piccolo e io poi faccio un lembo che ho chiamato The Kebab Graft. Un spiedino. Due millimetri, aggiungiamo altri due, il lembo viene suturato sopra. Questo sandwich crea inevitabilmente un spessore, siamo quasi a 5, con un po' di contrazione, comunque ho 4 mm che sono sufficienti per non far soffrire l'osso crestale. E io mi sto concentrando su questo inspessorimento dove è necessario, non dappertutto e sempre. Però questo, facendo tanta formazione in giro per il mondo, era un po' difficile di insegnare come prelevare questi innesti di connettivo, eccetera, eccetera. Abbiamo pensato un paio di anni fa che quel sistema che ho fatto vedere con il video, con il punch, forse è più facile, più predecibile. Poi, il tissue punch lascia delle pareti molto alte sui lati, però il palato, essendo concava, rimane coperto con un strato di periosteo. Per questo la guarigione è sempre molto poco traumatico, in differenza con gli altri innesti che ho fatto vedere, magari i casi di prima. Allora abbiamo messo sul mercato, con una piccola ditta italiana, MCBio, un kit che può essere disponibile a breve, con questi diametri importanti, secondo la zona che voi volete trattare. Abbiamo questi bistri tondi che prelievano anche l'epitelio. L'epitelio può essere facilmente rimosso, come mi dice l'amico Zucchelli, al di fuori della bocca. Puntate la lampada, state lì, separate l'epitelio dal connettivo e avete un disco di connettivo con un buchino piccolo di 2,7 mm. Questo disco di connettivo vi creerà quasi automaticamente un biotipo spesso. E poi c'è quel controllo, con il tessuto ancora attaccato, di sanguinamento. Poi, come dice il collega, sono sempre delle curve di apprendimento. Per esempio, prima tentavo di desepitelizzare iniziando da un lato, tagliando verso l'altro. Non funziona bene, perché se vedete qui, vedete qui finisco quasi a zero, perché si crea, sì. Allora bisogna farlo con un taglio perimetrale andando verso il centro. Sono piccole cose, come dice anche lui. Se lo fai la prima volta, diciamo, forse non va bene. Poi piano piano comincia. Io quella sistematica che ha proposto lui con la presa,
provato con le prese tonde, poi ho trovato una rotella che magari ha 5 mm di diametro, che va in appoggio e diventa molto facile. Poi costruirei giustamente un giorno sicuro, perché mentre a mano hai visto di probabilmente avrei lasciato qualcosa. In quel caso se il cambiamento è quasi quasi si vede, eh? Qui c'è ancora un po' di evidenza. Zucchelli dice che questa è la parte più nobile del collettivo. Ho visto fare in casa un po' di lavoro, sì. Sì, sì. Sì. Sì, è stato pubblicato anni fa da professor Takei e si chiama Strip Graft. Lui crea, e dottor Jovanovic lo fa ancora oggi, una banda di tessuto cheratinizzato appoggiato su un letto della cresta desepitilizzato molto vestibolarmente, e poi tra il palato tessuto cheratinizzato e quella striscia di lembo libero, chiamalo così, deve crescere per forza tessuto epitelizzato. In questo arco di tempo che passa, l'osso può soffrire, secondo me, perché risulta sottile. Per un arco di tempo di magari qualche mese, però alla fine si crea tessuto cheratinizzato. È molto meglio, dal momento del posizionamento dell'impianto, creare già un spessore, perché come guarisce abbiamo questi famosi 4 mm. E qui poi abbiamo la garanzia che l'osso non si sposta. Questa situazione non deve durare più di tanto, perché se spesso da subito l'osso non soffre, se qui piano piano si ricrea un spessore, probabilmente l'osso è già andato perso. Comunque io uso questa tinta anche su una membrana, riassorbibile. Ho già una barriera in più, spessore in più, e posso lavorare strutturando sopra. Poi quello che dice te, consiglio di farlo non contemporaneamente posizionamento dell'impianto, ma magari prima. Qui abbiamo una zona dove poi metto due impianti, uno post estrattivo, l'altro in una zona sotto un ponte che sta per fallire. Questo è l'impianto post estrattivo immediato, e qui non ho gengiva adrenica. Prima di fare la chirurgia implantare, mi creo una dima, metto un lembo libero, poi aspetto un paio di mesi e poi ho un tessuto con un spessore che mi garantisce da subito quei famosi 3,5 mm. Allora so già che questa stratificazione avviene con questo strano disegno profilo di emergenza che ho chiamato BioSmart, in un modo che il giorno della chirurgia, vedete, questo passaggio è ancora aperto per la fresa, il giorno della chirurgia, guardate cosa succede con l'osso. Un anno dopo ancora lì, anzi si è coperto questo impianto, questo post estrattivo, stabilità totale, perché ho lavorato in tessuti con un certo spessore. Allora è lo scopo di questa mattina di invogliarvi di inserire
questi protocolli per implantare anche una misurazione, una gestione dello spessore del tessuto molle. Non solo quantità, anche la qualità, ma dobbiamo puntare su 3,5-4 mm. E non molto spesso abbiamo questi 3-4 mm. Se fate ancora un po' fatica a fare dei nesti dappertutto, potete bypassare quel problema mettendo l'impianto un po' più in profondità. Se no, fate l'innesto. Non è che andiamo a creare con queste forme strane dei pocket orizzontali. Lavoriamo nella zona del semaforo verde e è come fare un pontic su un piedistallo, un pontic puro, un ponte, non crea mai problemi. Non ho mai avuto infezione sotto un ponte. Il paziente può passare il filo, non danneggia mai niente. Però tra questo e questo la differenza minima. Ci sono delle regole, perché vabbè, la zona di potenziale penetrazione è molto più ridotto che una roba grossa così, no? E poi la pulizia va fatta. Cioè, questo va rispettato. Allora io al tecnico mando anche la radiografia, così lui sa che la sua zona di sicurezza è 2 mm. Questa è la stessa regola di un ponte. Poi, primo 1,5 mm stretto, e poi quando sei fuori della zona del semaforo rosso e arancio, ti allarghi. E poi la vera emergenza fai nell'ultimo 1,5 mm. In totale sono sempre 3,5-4. Sì, potete fare la... Okay. Stabilità totale dell'osso è quello che... è questa la pulizia che vi faccio fare un paio di volte la settimana, perché le cellule che si staccano in continuazione creano già un ambiente autodetergente, come sotto un ponte. La ricetta che abbiamo per i post estrattivi è un po' diverso, perché abbiamo un anello debole che è l'osso vestibolare, che è il bundle bone che sparisce. Allora gli step che seguiamo è valutazione radiografico del volume della cresta prima dell'estrazione, tentare di fare l'estrazione più traumatica possibile e di non fidarsi troppo del bundle bone. La parte vestibolare è osso di un'origine parodontale, questo sparisce entro 2-3 settimane. La fascia vestibolare, allora, se io ho una radice in un biotipo sottile, una radice sporgente, non mi fido così tanto, perché l'estensione del bundle bone può essere non solo la striscetta vestibolare, ma può andare un po' anche sui lati. Allora lì sto molto più attento. Però il biotipo robusto, desepitilizzo il solco, pulisco, scelgo un impianto che mi dà un'alta stabilità primaria, un paio di millimetri più lungo della radice stessa. Allora, per quello in Axiom trovi le lunghezze di 16 e 18 addirittura per i diametri che si prestano per i post estrattivi monoradicolari, perché non ha senso di avere un 16 su un impianto di più grosso, no? Allora il 3,4 e il 4 uso per incisivi centrali, inserisco palatalmente, metto BIOS nel gap in un modo più o meno semplice, tento di compensare quello che vado a perdere vestibolarmente con un innesto di connettivo,
potete prelevare anche con il bistritondo. Questo volume mi aiuta a creare la mimetica radiculare e poi vi voglio far vedere come creo un primo provvisorio. Quando l'impianto è abbastanza stabile per poter essere caricato, i tessuti sono maturati, ho 4 mm. Prendo un'impronta nella sistematica Antogir. Ci sono addirittura dei anellini di Teflon che combaciano con il diametro e la forma del healing abutment scelto per il caso. Allora, un primo impronta puoi fare senza collasso del tessuto. Comunque siamo sempre più piccolo del dente stesso, giusto? Perché il pilastro di guarigione è sempre sottodimensionato. Anzi, è un bene perché ho più tessuto con cui posso giocare. Cosa faccio? Non vado più ingrandire gradualmente il mio provvisorio. Lo faccio fare subito con il perimetro anatomico. Il perimetro anatomico è questo. Dico al tecnico, prendi questo dente di riferimento, il dente naturale, lo ribatti sull'impianto. La forma abbiamo. Lui va in appoggio su questa linea, però in mezzo c'è ancora troppo tessuto. E io ho visto che è più facile, dopo un primo posizionamento, di riempire questa concavità, che è una forma errata per un restauro definitivo. Però sul provvisorio mi viene comodo, perché lascia un'impronta qui, poi con composito, in un paio di settimane, con un intervallo di 10 giorni puoi modificarlo, con la compressione che danno queste piccole aggiunte, si crea una forma più giusto. Poi arrivo nella fase di raffinamento. Qui in questa foto ho aggiunto un po' di composito, qua, per portarlo allo stesso livello qui. Vedete, in compressione. Poi cosa ho fatto qui? Ho rimosso un pochettino perché voglio che la papilla diventa un po' più simmetrico di quello che è adesso. Questo spazio vuoto, vediamo qui, cosa succede in questo spazio? Si riempia. Allora così guidi il tessuto dove vuoi te. Qui si è riempito in pochi giorni, la papilla è simmetrica. E questo è il bordino gengivale vestibolare. Qui puoi avere magari qualche recessione se non stiamo più attenti. Allora ho trovato un altro trucchetto che voglio condividere con voi per stabilizzare questo bordino. Io scendo mezzo millimetro sotto questo bordino e creo una concavità utilizzando una presa fulvo. Questa concavità che fa tutto il versante vestibolare crea un ispessorimento del bordino, l'effetto O-ring. È qui, l'ho fotografato, è un solco e questo mi dà stabilità. Questo viene copiato in modo tradizionale, però può essere fatto anche con uno scanner intraorale. Bisogna essere veloce. L'idea è sempre di non dare la possibilità al tessuto di collassare. Io lo faccio così, tradizionale. Poi il tecnico ha tutto questo crea la concavità. Questo diventa lo spessore del bordino cervicale. E questo è il collo di bottiglia. Immagine cliniche fatto sul paziente, il modello tradizionale, non stampato o non generato da un computer, un'impronta tradizionale, e funziona ancora molto bene. A volte penso che
se prima c'era lo scanner e dopo infettavano il materiale di impronta, sembrava quasi più una novità questo che... Però, vabbè, non voglio provocare troppo, però guardate come i materiali riproducono ancora oggi la tessitura. E poi il tecnico ha anche i suoi trucchetti. Lui sa che deve lucidare un po' lo zirconio che torna grezzo e porta via spazio, la lucidatura. Allora lui fa una lappatura appena appena, toglie un pochettino utilizzando un gommino magari un po' abrasivo, e questo dà la possibilità di lucidare, di lavorare sul zirconio. Importante che non ha toccato la parte che va nella connessione, vedete questa linea nera, la linea di protezione che per noi è importante, è fondamentale. E poi questa stessa forma con la concavità riprodotta anche nel definitivo che viene inserito sotto. E riflesso su una tessitura fatto con una lucidatura a mano. Allora anche il mio tecnico fa una glasatura, toglie le porosità. Dopo si mette con delle frese diamantate a creare queste depressioni, queste righe, micro e macro tessitura, che crea questa naturalezza che lo può dare quasi solo la natura, e noi tentiamo di copiarlo. Per quello non credo molto nel monolitico fatto da una macchina nelle zone anteriori. Ci vuole ancora un po' l'elemento artistico di un bravo tecnico. E poi secondo me si divertono molto se noi diamo la possibilità di farlo. Possiamo forse chiedere anche qualche centinaio di euro in più. Poi, ultimissimo caso, perché parliamo della gestione delle zone anteriori, spesso mi capita un paziente che non sa più dove andare, è giovane, ha un laterale che è perso, è già mobile. Cos'è il problema principale qui? Sì, è che la causa, però diciamo ormai il danno è fatto. Punto di contatto è qui, se parliamo di papille. Vedi che abbiamo perso non solo l'osso intorno al dente che dobbiamo togliere per forza, ma anche sul dente. Quanto è la distanza critica? Quanti millimetri vorresti vedere qui? 5 vorrei, però qui sono più di 10. Anzi, più o meno 12. La papilla non c'è più. Qui c'è ancora la radice, vedete l'infiammazione. Io, primo passo, tolgo, questo è l'altro lato, quindi la situazione è ancora buona, qui no. Qui tolgo il dente, trasformo il suo dente in ponte, messo lì adesivamente, e lascio guarire questo tessuto, mi preparo il campo, però so già che mi troverò con un'impossibilità di risolvere. 5 settimane dopo è rimasto un piccolo punto qui, però anche qui ho fatto un inlay, un intarsio. Cosa posso fare? Cosa posso promettere al paziente? Le papille? È impossibile. Poi, anni fa abbiamo pubblicato una tecnica di rigenerazione combinato. Allora, utilizzo Endogame, perché qui mi manca l'interfaccia parodontale. Io posso rigenerare osso su un impianto e osso sull'osso esistente, ma non osso su dentina, perché
si creerebbe un riassorbimento esterno. Allora, con questa situazione e con la e il fatto che qui vorrai ricreare osso su un legamento paralontale che non c'è più, per portarmi con il nuovo picco a meno di 5 mm del punto di contatto, io qui vado a utilizzare quello che mi offre Antogiri. Grazie Emanuele. Con questa filosofia di avere dei prodotti che lasciano spazio qui, che mi lasciano lavorare lontano dall'osso, io posso fare qualcosa di inusuale utilizzando di nuovo un impianto molto sottile 3,4 con una piattaforma protesico di 4 lontano dall'osso, e qui posso utilizzare in una zona che non verrà più disturbato da nessuno l'endogame. Io monto un healing abutment di 2 su un collo di 2,5, totale 4,5 mm di effetto di tenda. In questo spazio vado a creare un nuovo picco osseo, è un po' sperimentale, però funziona. Questo è ADTA. Prep gel, condizionamento chimico della dentina, sciacquo, asciugo, applico l'endogame, prodotto Straumann, membrana riassorbibile, prima di applicarlo vado a riempire la concavità, ma anche lo spazio co-creato, che è molto protetto e la membrana passa praticamente 4,5 mm dalla parte ruvida dell'impianto. Allora l'effetto tenda è enorme. BIOS è la finitura, la membrana viene strutturata palatalmente, ancora endogame, cosa potrebbe mancare? Un po' di connettivo. E poi, vabbè, il lembo mobilizzato può coprire tutto. È chiaro, è un sovracontornare esagerato per avere alla fine qui la piattaforma protesico. Alla fine mi basta questo per poter avere di nuovo una possibilità di riavere la papilla. Sto ancora lavorando sul paziente, però siamo a 3 mesi. È promettente, no? Allora così tento di sviluppare un po' gli approcci non convenzionali. E con questo vorrei concludere la mattina. Siamo andati un po' in ritardo. Thank you.